Eccoci di nuovo in diretta. Allora, siamo in compagnia di Marco Gentili del Partito Radicale per parlare delle iniziative, delle nuove iniziative di raccolta di firme. Abbiamo detto che è iniziata la raccolta da un paio di settimane, insomma non facile, però c'è ancora un percorso fino a novembre, quindi a cominciare dalla questione molto delicata, sicuramente molto controversa, dell'amnistia. Che cosa proponete? Sì, allora noi abbiamo queste 8 proposte di legge. Alcuni giornali hanno fatto anche confusione, non sono referendum, quindi non sono quesiti referendari a cui poi successivamente si può rispondere o sì o no. Sono delle proposte di legge di iniziativa popolare, il che vuol dire che bisogna raccogliere 50.000 firme in 6 mesi, dopodiché noi le presenteremo in Parlamento. In questo caso le presenteremo al Senato, poi magari spiegherò perché, e dopodiché sarà il Parlamento a mettere all'ordine del giorno, a votarle, approvarle, respingerle, emendarle, eccetera, eccetera. La prima proposta riguarda l'amnistia. Allora, questo è un argomento molto delicato e controverso. L'amnistia, come si sa, e anche l'indulto, sono previsti dalla nostra Costituzione e quindi sono degli strumenti che a volte è necessario intraprendere. E noi con la nostra proposta di legge non entriamo nel merito di come proporre l'amnistia. Noi ci limitiamo al meccanismo attraverso il quale l'amnistia può essere emanata. Fino al 1992 i provvedimenti di amnistia venivano approvati dal Parlamento con la maggioranza assoluta, quindi il 50% più uno dei deputati e senatori. E ci furono dal dopoguerra fino al 1992 decine di provvedimenti di amnistia e di indulto. Dopo il 1992 il Parlamento ha elevato la quota per emettere un provvedimento di amnistia dal 50% più 1 ai 2/3 del Parlamento, quindi una maggioranza molto qualificata, certo, appunto per evitare il ricorso sistematico all'amnistia e all'indulto. Chiaro. Da quel momento c'è stato solo un indulto e quindi noi invece riteniamo che in casi eccezionali, e specialmente in questi momenti dove ci sono milioni di processi pendenti e un numero enorme di carcerati, è necessario prendere un provvedimento di amnistia e di indulto, perché così l'amministrazione della giustizia è possibile veramente amministrarla, nel senso che se i magistrati, che hanno l'obbligatorietà dell'azione penale, certo, e quindi devono perseguire qualunque tipo di reato, dal più piccolo al più grave, succede che secondo la loro logica, probabilmente, e secondo i reati più gravi, loro perseguiranno alcuni reati, ma tutti gli altri andranno in prescrizione, perché in Italia c'è la prescrizione, perché non si può essere indagati e sotto processo a vita, no? Ci sono dei tempi, se non si arriva a sentenza definitiva il reato va in prescrizione. La prescrizione è in effetti un'amnistia, però un'amnistia indiscriminata. Allora noi diciamo, tanto vale che il Parlamento si assuma la responsabilità di dire: i reati al di sotto dei 4 anni vanno amnistiati in questo modo e non vanno amnistiati altri reati. Quindi noi chiediamo che si ritorni al sistema del 50% più 1 per emettere un provvedimento di amnistia, perché oggettivamente con la maggioranza dei 2/3 è impossibile prendere qualunque tipo di provvedimento, sia di indulto che di amnistia. Chiarissimo. Questa è la vostra